Salve allo stand di Abruzzo Web, sito nel terzo salone della ricostruzione, è venuto a trovarci l'assessore provinciale, nonché consigliere comunale dell'Aquila, Roberto Tinari. Assessore, cosa c'è di nuovo per la ricostruzione? Ma di nuovo che ci troviamo, e questo è un momento importante per la nostra città, perché la stessa dicitura, salone per la ricostruzione, vuol dire che stiamo in procinto per fare la ricostruzione. La cosa che praticamente mi preme far evidenziare è che ci troviamo ancora alle premesse per la ricostruzione. Grazie a Dio abbiamo avuto ancora una volta l'onorevole Berlusconi, che ci ha dato ancora una volta, nonostante che sia stato trattato come sappiamo, ci ha dato una mano per questa ricostruzione. Adesso stiamo all'inizio, difatti gli stand parliamo e si legge solo e soltanto ricostruiamo, significa che ancora stiamo alle premesse per la ricostruzione, speriamo in un futuro migliore. Qualche suo consiglio? Ma il mio consiglio praticamente è quello che bisogna fare i fatti e non le promesse, perché fino ad oggi si sono fatti solo e soltanto, soprattutto da parte del sindaco Massimo Ciallente, soltanto promesse che poi praticamente non hanno trovato riscontro con la realtà, e praticamente io credo che negli ultimi tempi si sia un po' riavuto e ha capito e ha compreso che senza l'aiuto di tutti e soprattutto dell'onorevole Berlusconi questa città non può andare avanti, e i fatti l'hanno dimostrato chiaramente. Passiamo agli uffici della provincia. La provincia vuole costruire, anzi ha già fatto il bando d'appalto, un palazzo di 7 piani nel centro storico. Sì, di questo già ne abbiamo parlato a sufficienza nelle precedenti trasmissioni televisive, è un palazzo all'avanguardia che è a disposizione della città, vive nella città e sarà per la città. Non è un palazzo come accade ora e come è accaduto molto spesso, praticamente, che i palazzi del governo, i palazzi della politica praticamente sono distanti dal popolo. È un palazzo costruito appositamente perché vogliamo mettere la gente all'interno delle istituzioni. Questo è il nostro obiettivo e questo sarà il nostro obiettivo per il futuro nostro e della città dell'Aquila. Oltre ai problemi del terremoto, lei si sta interessando su un altro problema, quello del fiume Aterno, sulle esondazioni, perché lei è contrario al progetto realizzato dal commissario Goio. Non è che sono contrario, sono contrarissimo, e con me devono stare anche tutti i cittadini dell'Aquila, perché in questo progetto, che poi sono stato confortato, le mie premesse che praticamente erano lampanti, le mie idee erano chiare, precise e hanno trovato riscontro proprio oggi dall'onorevole intervento del professor Martella, che è un docente universitario della città dell'Aquila, che per oltre 20 anni ha insegnato idraulica nella nostra città, il quale è intervenuto pesantemente e ha detto che oltre che essere inutili sono anche dannose, e lui è intervenuto dicendo che con calcoli alla mano praticamente queste vasche non solo non aggraverebbero i danni, ma c'è anche un problema che riguarda praticamente l'ambiente circostante, perché sono impiegati circa 15.000 metri cubi di cemento armato all'interno di un'area verde, e quindi è uno scempio per la nostra città. Io sono entrato in politica per evitare questi scempi alla città dell'Aquila, questo è uno di quelli che bisogna evitarlo, non solo perché gli interventi del professor Martella ora, ma anche di autorevoli ingegneri prima, hanno dimostrato l'inutilità di questo progetto, ma perché praticamente questi ingegneri sono andati ancora avanti, hanno fatto un progetto che prevede la possibilità di mettere in sicurezza veramente la città dell'Aquila attraverso una spesa di circa 7 milioni di euro rispetto ai 60 milioni di euro che verrebbero spese per queste vasche di laminazione, che sono inutili e dannose per la città dell'Aquila. Non credo che gli aquilani vogliano questo, io mi batterò per questo, e la prossima mia battaglia sarà per le casette abusive, tra virgolette, che abusive non sono, e dirò e perché bisogna sanarle, i motivi per i quali bisogna sanarli e perché il no vero a queste vasche di laminazione. Ce n'ho per tutti, e chi ha orecchi intenda. E per le casette, tra virgolette, abusive, cosa intende? Allora, per casette abusive io intendo praticamente quelle casette che sono state costruite dagli aquilani nel momento di necessità. In un momento di necessità non si può
dare contro a quegli aquilani che a proprie spese hanno costruito le proprie abitazioni per fare per un rifugio a se stessi e alla propria famiglia. Quindi prima gli abbiamo dato manforte per la costruzione di queste casette, adesso praticamente usiamo la mannaia per demolirle. In questa città, come dice questo salone della ricostruzione, bisogna ricostruire e non demolire. Se qualcuno vuole demolire lo deve andare a fare a qualche altra parte. All'Aquila non gliele permetteremo mai, perché ci sono le possibilità per sanare queste casette, e se ci sono le possibilità dobbiamo farlo a tutti i costi, perché gli aquilani già sono vessati da tantissime altre situazioni, non possiamo pensarle anche per questo. Bene, ringraziamo l'assessore provinciale nonché il consigliere comunale del comune dell'Aquila. Arrivederci. Grazie a tutti e buona giornata.